dopo 40 anni torniamo in carcere. Il modo di servire la patria, sia attraverso il servizio militare o attraverso il servizio civile. Ma la nostra battaglia è proseguita ancora e abbiamo ottenuto anche altre vittorie. Nel 1998 il numero dei giovani italiani che avevano scelto di rifiutare il servizio militare e di vecchi amici dell'epoca, di varie associazioni, gruppi, non posso citarli tutti, ma vedo presente il MIR, Pax Christi, tante altre associazioni che sono state protagoniste, persone protagoniste dell'epoca. Noi abbiamo pensato di chiedere a Matteo Socio, a nome di tutti gli obiettori di coscienza, non è un ex obiettore di coscienza, Matteo Socio è obiettore di coscienza, e a nome, diciamo, di tutto il movimento, in particolare dei giovani di allora che sono stati in carcere, di dire qualche parola. Io vorrei ringraziare prima di tutto per essere qui presenti alcuni che a quel tempo, cioè anni 71-72 per quanto mi riguarda, erano dall'altra parte, cioè partecipavano alla vita del carcere dalla parte dell'istituzione, erano, mi sarebbe piaciuto vedere qui il capitano Orazio Nestorini, allora mi hanno detto che non era possibile perché non è ammalato. Però li ho salutati poco fa, ci sono alcune persone che rappresentavano la parte militare nella giustizia militare e nella vita del carcere, il procuratore Costantini, l'allora sergente Di Lorenzo, che ricordo benissimo, poi il capitano De Maio, l'altro. E il maresciallo Annunziata, non mi pare che non ci siano altri avrei voluto vedere, ma evidentemente non si sono fermati a vivere qui a Peschiera. Io li ringrazio, non so se le loro idee sono ancora quelle di allora oppure riguarda i temi della giustizia militare e della civiltà non violenta abbiano cambiato. Io penso di sì, perché se sono qua penso nei rapporti umani che hanno avuto con delle persone di cui non condividevano le idee, ma rispettavano l'essere umano. Io credo che proprio questo si debba fare, cioè riconoscere gli errori delle persone, essere severi con gli errori, ma rispettare le persone. Perché se restano le persone le idee possono cambiare, possono migliorare, la civiltà può essere diversa. Noi ci troviamo di fronte a una civiltà che non è ancora del tutto smilitarizzata, perché c'è da smilitarizzare l'uomo, e noi abbiamo visto gli uomini militarizzati nel carcere di Peschiera quando eravamo detenuti, quando eravamo soggetti proprio, cioè nel senso di dominati dalle regole, dai regolamenti, dai codici militari, dalla giustizia militare. E devo dire questo, noi abbiamo esercitato una parola d'ordine diversa da quella che aveva la giustizia militare. Sopra, non so se c'è ancora, sopra l'entrata del carcere di Peschiera c'era la scritta "Vigilando redimere", è un concetto proprio della giustizia militare. Chi sono i vigilatori? Sono quelli che devono controllare gli insubordinati diversi, quelli che non rispettano le regole, e dando esempi diversi di rapporti gerarchici, di autorità rispettate, di errori non contraddetti, di ordini a cui non si è disobbedito, si vuole appunto disciplinare, far vivere integrandoli in questo sistema chi ha delle forme di coscienza
che per loro forza interiore non permettono di fare, di vivere questo sistema. E che il sistema, cioè, cosa serviva il carcere militare? Serviva a portare la disciplina che la vita propria della caserma, della vita militare, in cittadini che volevano restarne fuori, in cittadini che non potevano pensare e vivere in quest'altro modo. Questo era il loro motto, vigilando redimere. Gli obiettori l'avevano cambiato con lo slogan vigilando reprimere, perché tutto questo sistema disciplinare non era altro che una forma repressiva, non era una forma educativa. Non si trattava di educare, si trattava di integrare, di far essere diverse, di plasmare, di battere questo ferro sull'incudine per dargli un'altra forma. Ma il ferro si ribellava, il ferro era la coscienza di questi giovani obiettori. Per noi invece cosa valeva? Valeva lo sforzo di dimostrare che eravamo disposti a qualsiasi sofferenza, in questo caso la sofferenza del carcere, per modificare la realtà. La carcerazione, a volte da noi stessi ricercata, ci facevamo arrestare, ci facevamo processare, serviva a modificare le coscienze altrui, che noi non condividevamo, la coscienza dei militari, la coscienza di un sistema che era non solo oppressivo, ma tecnicamente produttore di strumenti, di atteggiamenti, di azioni della violenza. Noi proponevamo la non violenza. Per proporre la non violenza dovevamo dimostrare che eravamo disposti a pagare qualsiasi prezzo, il prezzo in questo caso della carcerazione. E possiamo raccontare tanti episodi in cui ci siamo trovati noi e quelli dall'altra parte in situazioni difficili, disumanizzanti, ma anche situazioni umane, chiare, di solidarietà, perché non sempre siamo stati repressi e perseguitati. Abbiamo avuto anche da parte di qualcuno gesti di solidarietà, aiuti naturalmente non esplicitamente e pubblicamente dimostrati, però li abbiamo avuti. Queste persone, non era il carceriere di Schiller, di Silvio Pellico, delle mie prigioni, erano comunque delle persone umane che capivano che il loro ruolo era, gli imponeva di fare delle cose diverse dalla loro coscienza, una coscienza che poteva maturare, che poteva crescere, e gli obiettori dimostravano questo, che si poteva essere uomini in modo diverso. Allora direi che possiamo avviarci verso l'entrata del carcere. Allora, questa era l'entrata principale, ma noi oggi entriamo dalla parte in fondo, ma questa era l'entrata dove venivano tradotti gli obiettori di coscienza e gli altri detenuti ospiti del carcere. Grazie tanto. Come faccio a pensare, la prova si sente anche per
all'interno fino al ritmo e aprendo piccolo la macchina successiva del prossimo. Per dire una cifra, l'8 settembre abbiamo potuto fare il regime, anche il nazista, il 16 settembre parte da Milano il primo dei convogli diretti verso i campi di concentramento. A Milano partono ebrei tirolesi catturati dai nazisti tirolesi. 4 giorni dopo parte da Peschiera un altro convoglio, sono 1900 militari, tutti italiani. Ci sono militari già detenuti perché erano colpevoli di reati, diciamo, normali per l'ordinamento militare. C'erano degli antifascisti che si erano rifiutati di rispondere alla chiamata delle armi della regione fascista, e c'erano soprattutto gran parte di quei militari che erano stati anche loro rifiutati di servire la Repubblica Ceca. Possiamo dire che tra questi 1900 che sono partiti e sono andati ad Dachau, partirono il 20 settembre del 43, quindi praticamente 12 giorni dopo la caduta della regime e la prima dell'armistizio, e arrivarono ad Dachau il 22 settembre. Tra quei 1900 c'erano gran parte, possiamo dire, di obiettori di coscienza anche loro. Quindi è una storia, insomma, che in qualche modo le due storie si legano tra di loro. La fine di questi 1900, siccome la macchina di repressione nazista era feroce ma anche burocratica, per molti di loro la fortuna è stata che erano considerati comunque dei detenuti civili, non politici. Passavano solamente i primi due mesi da casa in mezzo ai politici, poi vengono considerati detenuti diciamo, tra virgolette, normali, criminali normali, quindi vengono sottoposti a un altro regime, e fu la fortuna per molti di loro che potevano tornare da Dachau. Ma la storia dell'occupazione nazista, che in questa zona qua aveva tutti quanti i principali comandi, soprattutto quelli, diciamo, polizieschi nel palazzo di Dina Corso Porta Nuova Verona, e soprattutto c'era il comando della repressione anti-ebraica in Italia. La storia qui del palazzo di Peschiera per la vicenda del giorno militare è continuata anche dopo quella deportazione. Qui vennero prigionati molti partigiani, molti antifascisti, vennero torturati nelle celle Tissot, sono quelli che combattevano in questa zona, nelle Brigate Italia e Brigata Media, che facevano parte della divisione Lorenzo Parma. E quindi anche dopo, diciamo, l'8 settembre, dopo il 20 settembre, quando partirono queste prime, primo, fortunatamente unico convoglio partito qui da Peschiera, vennero imprigionati. Alcuni vennero trasferiti in altre catene, altri vennero trasferiti anche quelli, magari alcuni a Bolzano, e dopo partire per la strada del campo di concentramento. Molti invece furono rimasti in Marocco qui, fino al 25 aprile, perché negli ultimi mesi di guerra era impossibile anche organizzare, grazie ai bombardamenti che venivano fatti lungo la linea del treno, era praticamente l'ultimo convoglio che era stato a Bolzano il 23 marzo, ma di sotto, convogli verso i campi di concentramento si fermarono prima. Fortunatamente, per molti di loro, passarono gli ultimi giorni di guerra dentro casa, e dopo il 25 aprile vennero liberati. Dopo il 25 aprile la storia del carcere continua, fortunatamente in un altro modo, in modo che probabilmente abbiamo conosciuto e sappiamo che sarà raccontata nel prosieguo della vita.